Prego. Sì, grazie Presidente. Nell'ottica di promuovere il calcestruzzo, abbiamo visto i premi Sarno per gli studiosi e i ricercatori, abbiamo istituito, questa è la terza edizione, il premio di eccellenza per realizzazioni in calcestruzzo strutturale, quindi non solo studio, ma vogliamo promuovere le opere finite e premiare quelle che ci sembrano le migliori fra quelle che si candidano in ogni edizione, proprio per dare un esempio, per stimolare i progettisti, le imprese, tutti gli enti e le persone coinvolte nell'esecuzione a fare bene, a fare delle valide realizzazioni dal punto di vista estetico, economico, per tutti, per comunque significato, quindi premiare e dare visibilità a delle buone opere in calcestruzzo. In questa edizione non abbiamo avuto una grande partecipazione, è stata inferiore a quella delle volte scorse, e questa è colpa nostra prima di tutto, ma mi dà lo spunto per invitare tutti voi non solo a pensare eventualmente, se del caso, a partecipare se siete coinvolti personalmente, ma anche a diffondere questa iniziativa in modo che il calcestruzzo, che purtroppo ha assunto una nomea negativa nel paese, quando si parla di cementificazione in genere si intende qualcosa di brutto, di contrario all'ambiente, eccetera, eccetera, mentre invece il calcestruzzo contribuisce spesso a mantenere l'ambiente con tutte le opere infrastrutturali e arricchirlo con delle opere di valore. Quindi passo all'elencazione della partecipazione a questa edizione. Il nostro premio si divide in due categorie, opere infrastrutturali e edifici. Per le opere infrastrutturali questa volta abbiamo avuto tre candidature. I cassoni di barriera del progetto MOSE a Venezia, ultimato nel 2014, la nuova stazione ad alta velocità di Bologna, ultimato nel 2013, e il viadotto Serra Cazzola 1 della statale 649 di Porto Empedocle in Sicilia, ultimato anch'esso quest'anno. Dichiariamo l'ultimazione perché il premio si riferisce a opere ultimate tra la vecchia edizione, la precedente edizione del premio e questa. Per la categoria edifici abbiamo avuto tre presentazioni, anche il campus universitario Trefo di Forlì, ultimato nel 13, l'edificio residenziale via Sabbala 23 a Roma nel 13 e la nuova sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma, ultimato nel 12. La commissione giudicatrice sta composta da Gerangotti, da me stesso, da Laura Negri dell'AITEC, l'Associazione Italiana Tecnologica di Cemento, da Mario Petrangeli e da Sergio Tremi Proietti. Dobbiamo dire che tutte le opere sono state considerate molto valide e utili nello spirito che accennavo della promozione dell'uso del calcestruzzo. E abbiamo però scelto all'unanimità un'opera per ciascuna categoria in base alla sua significatività, proprio alla visibilità del calcestruzzo, visibilità in senso lato, perché come vedremo il Mose è una struttura sottomarina, però tutti sanno come è fatta, tutti hanno visto la mostra, il calcestruzzo strutturale ha una funzione molto evidente e molto chiara e probabilmente non avrebbe avuto un materiale in sostituzione. Quindi il premio per la
le opere infrastrutturali, è stato assegnato ai cassoni di barriera delle barriere mobili per la difesa di Venezia dalle acque alte del progetto Mose. Il premio non è indirizzato al progettista, ma, come diceva, a tutti gli enti coinvolti, quindi il committente, il magistrato delle acque di Venezia, il progetto fatto dalla Tecnica di Milano e le imprese esecutrici Gener Mantovani, Grandi Lavori, Fincosit e Condotte d'Acqua, che meritano di essere citate. Una breve illustrazione del Mose, vediamo una pianta della laguna di Venezia con le tre bocche in cui sono stati disposti i cassoni, una visione del cantiere accanto. Ecco lo schema dei cassoni, come vedete la parte in basso, bianca, sezionata, sono i cassoni in calce struzzo che ospitano delle barriere metalliche incernierate ai cassoni che si alzano quando la possibilità di acqua alta supera una certa soglia. Questa è una visione di uno dei tre cantieri, visione dei cassoni in fase di esecuzione, è un'opera gigantesca, come vedete, questi sono cassoni pronti per essere portati in posizione. Fra l'altro, ecco l'opera, ecco la motivazione: di sicura originalità e rilevanza internazionale, si connota per le eccezionali dimensioni dei manufatti prefabbricati in calce struzzo strutturale. È una prefabbricazione naturalmente a pedone, ciascuno dei quali raggiunge il peso di 20.000 tonnellate, che ha comportato un accurato studio per il rigoroso controllo, fra l'altro, delle deformazioni e dei cedimenti del piano di imposta dei cassoni. Questi getti così massicci, queste strutture così gigantesche, hanno dei problemi molto speciali che richiedono uno studio accurato. Inoltre, la necessità di garantire una vita utile molto elevata senza effettuare interventi di manutenzione ha richiesto un'attenzione speciale nella scelta dei materiali, in particolare delle miscele cementizie, nella protezione dalla corrosione e nella valutazione del comportamento a fatica. Chi ritira il premio per il progetto Mose? Sono Nadia Zoratto di Technical, mi sono occupata di coordinare l'attività di progettazione delle opere di barriera, le opere civili e quindi in particolare dei cassoni di barriera di cui avete visto delle immagini e dell'elemento connettore che consente di agganciare le paratoie ai cassoni di fondazione. Sono presente con uno dei miei colleghi, l'ingegner Fottigelli. E siamo molto fieri di questa aggiudicazione, però vorremmo ricordare che questo lavoro ha coinvolto migliaia di persone, in particolare per la progettazione in tecnica da circa 100-150 persone, mentre estendendo anche i cantieri sono stati coinvolti 4.000 addetti e quindi il premio ovviamente va anche a tutti loro. Grazie ancora. Grazie molte naturalmente a lei per questo richiamo. Il premio nostro naturalmente sapete che è simbolico, lo lascio aperto per mostrarlo, per portarlo a casa e quindi veramente congratulazioni e grazie per aver partecipato al nostro premio. Di un'associazione temporanea di imprese.
questo è un plastico dell'opera, come vedete questi tubolari di calcestruzzo finestrati sono molto, molto evidenti e quindi rispondono a quella scelta che abbiamo fatto di premiare un'opera in cui il calcestruzzo resti evidentemente come un materiale adatto a creare anche queste strutture così articolate, queste architetture molto interessanti. Un altro render, una foto dei tubolari in costruzione, vedete sono su appoggi puntiformi irregolari, hanno delle aperture molto ampie, quindi hanno richiesto uno studio analitico per la progettazione approfondito. Altre fotografie. La motivazione. L'opera è un pregevole esempio di equilibrato rapporto tra l'architettura, la struttura e le esigenze tecnologiche e costruttive, con una buona sintesi di tutte e un'equilibrata integrazione delle nuove forme nell'esistente, perché queste strutture si collegano a un edificio esistente che fa parte del campus, sono un ampliamento. Il requisito di antisismicità reso più complesso il progetto strutturale. Il ricorso al calcestruzzo ha consentito la realizzazione di forme tubolari e plastiche di notevoli dimensioni, concetti in continuità di strutture articolate e rese complesse dalla presenza di ampie e differenti aperture e dalla geometria tridimensionale dell'opera. Ingegnere Imbrenda. Simbolico, grazie. Grazie tante di nuovo.